Sono ripresi stamattina i lavori in Consiglio provinciale a Bolzano con un tema che tutti giudicano preoccupanti ma sul quale ancora non si è riusciti a trovare unità. Ce ne parla Lucio Giudice Andrea. Ragazzi minorenni che in gruppo prendono coraggio e aggrediscono persone o danneggiano cose. Contro le cosiddette baby gang, il consigliere Alessandro Urzì di Fratelli d'Italia voleva contromisure molto severe. Un piano con le forze dell'ordine, un osservatorio schedario, penalizzazioni delle famiglie dei minori, percorsi rieducativi obbligatori. I fatti più recenti di Merano, di Bolzano, di Bressanone lo stanno a dimostrare. C'è autentica apprensione sociale verso il fenomeno delle baby gang. Non si può rispondere dicendo che bene, bisogna fare più formazione nelle scuole, perché spesso questi ragazzi le scuole nemmeno le frequentano. Toni accesi, parole forti, ma Urzì non ha convinto nemmeno uno dei suoi colleghi. Il problema c'è, hanno detto in diversi, ma non è con queste misure che si può rimediare, oltre al fatto che la provincia non ha competenza. Contraria anche la Lega, che pure in Veneto ha votato la stessa mozione copiata da Urzì parola per parola. Noi non abbiamo votata perché tanti di questi punti erano di competenza dello Stato e noi ci stiamo già muovendo con fatti concreti, perché questo problema va combattuto, ma non possono essere punite delle persone su un reato che non esiste ancora. Risultato finale, 23 no, 5 astenuti, un solo sì, quello del proponente.